anche la parola a Felice Casson, uno dei pochi politici che si è interessato dei problemi delle grandi navi a Venezia, che ha presentato ultimamente, recentemente, una nuova interpellanza al ministro, e poi spiegherà, diciamo, i contenuti di questa interpellanza. Gli è stato consegnato il testo reale e corretto della interrogazione, è stata presentata, qui lo segnalo come primo punto, non al ministro delle infrastrutture ma al presidente del Consiglio dei Ministri, perché quello che è scritto riguarda anche il comportamento e i comportamenti che sono verificati all'interno del Ministero delle Infrastrutture, sicuramente non corretti, quindi con una vigilanza sul ministro Del Rio. Questo è il significato politico dell'intestazione corretta che risulta agli atti del Senato, in particolare nella seduta di ieri. Perché? Perché secondo quello che è stato scritto poi nel testo dell'interrogazione, ci sono dei comportamenti, delle omissioni che vanno attentamente verificati. Io ho anche avuto modo già martedì di parlare con il Presidente del Consiglio dei Ministri della questione Venezia, segnalando che è particolarmente incasinata e che va seguita attentamente. E al di là delle considerazioni rapide fatte, cioè qui sta seguendo proprio per dare una risposta all'UNESCO nei termini che sono indicati. Quali sono le situazioni che vengono sinteticamente ricordate nell'interrogazione? Innanzitutto, relativamente ai lavori e ai progetti presentati, c'è una interrogazione che non è la prima e non sarà ovviamente neanche l'ultima, che è stata presentata il 10 novembre del 2016 al ministro Del Rio, visto che pubblicamente aveva parlato dell'esistenza di progetti che riguardavano la soluzione del tema delle grandi navi. Siccome di questi progetti formalmente non se ne sa nulla, con quell'interrogazione veniva chiesto di dire quali sono, per motivi di correttezza e di trasparenza, perché se esistono dei procedimenti, se esistono dei progetti, questi devono essere depositati secondo quelle che sono le norme di legge. Se un ministro parla di progetti che non sono stati depositati, parla a vanvera e parla in maniera scorretta. Noi pretendiamo dal ministro Del Rio, dai suoi uffici, il massimo della trasparenza, perché può benissimo parlare e cogliere tutti quanti, però deve rendere conto alla città e ai cittadini di che cosa si sta facendo, va detto in questo momento, nelle segrete stanze. Siccome poi da quel 10 novembre non c'era stata alcuna risposta formale in Senato, mentre era andato alla Camera dei Deputati a dire quello che voleva e a raccontare anche delle panzane, una risposta a quell'interrogazione è stata sollecitata pochi giorni fa, il 18 gennaio 2017. In occasione poi di questo incontro all'UNESCO di Parigi e dell'amministrazione comunale di Venezia, ho ritenuto opportuno coinvolgere direttamente il Presidente del Consiglio per ricordare alcune date e alcuni fatti che sono verificati. Innanzitutto, dicendo che c'è il primo dato già ricordato, quindi lo dico molto rapidamente, sono 5 anni da quando c'è il decreto interministeriale che mi passa. Presentare o non presentare o far finta di presentare progetti vuol dire non voler fare niente, non dare alcuna soluzione, far andare avanti le cose così come sono. Questo è il segnale che viene dato. Nonostante una mozione o ordine del giorno votata all'unanimità in Senato che sollecitava in tempi molto rapidi una decisione pubblica su questi temi, una valutazione dei vari progetti. Altro punto. Canale Contorta era l'unico progetto che era stato presentato e valutato, e visto quello che è stato scritto è sostanzialmente bocciato, tanto è vero che anche il proponente, autorità portuale, praticamente l'ha lasciato lì. Terza cosa molto rapida sui progetti. Il canale delle Trese, primo, non esiste perché non è stato depositato. Secondo, non è vero che è stato sottoposto alla visione degli elettori, perché all'epoca della campagna elettorale si discuteva del Contorta. Il canale Trese era in mente dei, non so chi fosse il dio all'epoca o dopo, comunque non esisteva questo canale Trese, i cittadini veneziani non hanno votato assolutamente sul progetto canale Trese, che peraltro non esisteva né di fatto né tantomeno in diritto. Io per quanto riguarda la mia posizione, visto che sono i rappresentanti di tutti e tre i giornali territoriali, io sono da sempre politicamente, storicamente,
e culturalmente per una soluzione fuori della laguna di Venezia, come diceva la normativa dagli anni Ottanta, perché bisogna liberare lo specchio lagunare da qualsiasi intromissione di grandissime navi. Le soluzioni possono essere presentate, possono essere studiate, in questo momento una sola formalmente risulta, ed è una sola che ha avuto l'approvazione della Commissione VIA con alcune indicazioni che sappiamo. Su questa giuridicamente bisogna rispondere, e su questa il Governo, il Ministro Del Rio, in prima battuta che ha ricevuto gli atti dalla Commissione Ambiente, dalla Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente, deve dare una risposta, così come la deve dare il Presidente del Consiglio dei Ministri. È una responsabilità politica, bisogna decidere, perché c'è un iter previsto dalla legge che non può essere dimenticato, non si può far finta di niente, ma man mano che questi progetti passano, i vari passaggi, dallo scoping preliminare alla Commissione VIA speciale vera e propria, poi ci sono dei passaggi ulteriori per arrivare eventualmente alla concretizzazione. Non si può mettere in un cassetto, perché ci possono essere, oltre che responsabilità politiche e sociali per quello che potrebbe succedere, anche responsabilità di ordine amministrativo e contabile, perché poi dovranno spiegare per quale motivo il progetto che ha passato questa fase dal punto di vista tecnico, scientifico, giuridico sia stato completamente dimenticato. Quindi a questo punto la risposta è un interesse collettivo e la risposta deve essere politica, deve essere presa dal vertice politico al quale spetta la decisione.